Davide di prima, anche con il pluripremiato Maria Barbella avete affrontato una vita di una donna del sud e anche con questo spettacolo che portate questa sera a Policoro, Casa di Frontiera, vi affidate nuovamente a personaggi del sud. Cosa contano per voi le radici e quanto sono importanti? Ma guardi, adesso che nel momento in cui ha detto di sud e di radici ho avuto un brivido, perché per noi è importante, da diversi anni, dal 2009, è stato avviato un progetto teatrale proprio teso proprio ad esplorare questi percorsi, sia col testo di Maria Barbella, che è un testo molto forte, drammatico, ma anche in questo testo che sembra molto ironico e grottesco, alla fine verrà fuori la drammaticità anche del personaggio che a tutti i costi vuole diventare cittadino del nord, quindi riscoprendo invece la sua grande meridionalità e quindi il suo essere appunto radice del sud. Molti dei personaggi di questo spettacolo si presentano, fingono di essere qualcos'altro, qualcosa che loro ritengono meglio, ma in realtà il pregiudizio sulla identità quanto influisce secondo lei? Sì, molto. In effetti forse noi poi in questo testo abbiamo un po' esagerato da questo punto di vista, cioè nel senso che cerchiamo di uscire proprio cercando di uscire, di esplorare un altro tipo di personaggio che è fuori proprio da quello che è l'identità invece integra ed intera dei singoli personaggi che invece alla fine verranno fuori per quello che sono.